sindaco di Angri. Allora, come vedete qui, questo è quello che ha scritto il sindaco di Angri, ok? Adesso di aver capito che è stato scoiato da un essere umano. Grazie, grazie che ci ha dato questa informazione dopo tutto questo tempo, che sapevamo già tutti quanti che non era un incidente, e lei naturalmente l'ha confermato. Questa è quella cosa che lei ci ha detto adesso, anziché farci vedere ciò che era nelle telecamere o darci almeno del colpevole o qualche indizio che lei sapeva chi potrebbe essere stato, ma nulla. In più adesso, riguardate qui, ha commentato naturalmente riferendosi a me, giustamente, come se io fossi una persona che dice cazzate, una persona che si inventa le cose. Non lo capisco. Io sto facendo questo perché noi vogliamo i responsabili. Lei è il sindaco di una città, ok? Automaticamente responsabile di quella città. È dovere da parte sua fare tutto per trovare il colpevole, ma qui non si sta facendo nulla, assolutamente nulla. Attività che sono state chiuse direttamente durante la fiaccolata, persone che sono scappate in Calabria, una persona che potrebbe essere stata, poi si dice dalle persone lì, io dico quello che dicono le persone che abitano lì, perché ho parlato con una persona che abita lì e mi ha detto sì, tutti sappiamo chi è stato, e il ragazzo ha problemi di salute, con una malattia alla pelle, hanno detto, per questo non viene detta questa cosa. Non capisco per quale motivo per una malattia non venga detta, non so neanche se è vero, questo è quello che mi ha riferito una cittadina che abita lì ad Angri. Non posso naturalmente dire che questa è una conferma perché non lo so, è ciò che mi dicono, ma fino a prove contrarie io non posso permettermi di accusare nessuno, ok? Ma perché a me mi vengono a dire tante cose e a lei non dicono nulla? Stranamente che lei è un sindaco di Angri e lei non sa assolutamente nulla. Allora io dico una cosa, se una persona non è in grado di tenere o in sicurezza la propria città, non deve fare il sindaco, non deve fare il sindaco. Semplice. I cittadini, come tutta l'Italia, vogliono responsabili. Allora faccia qualcosa e faccia vedere che lei sta a livello di poter gestire una città in sicurezza e trovare le persone che commettono certi reati, certe cose che fanno letteralmente schifo, ok? Questo chiedo io. Poi può continuare a chiamarmi TikToker come vuole, io non sono nessun TikToker, ok? Sono una persona che ha un po' di visibilità e con la mia piccola visibilità cerco di aiutare gli animali, perché come vedete, come lei può vedere dai miei profili, io amo alla pazzia gli animali, ok? Tutto qui. Un grande abbraccio, signor sindaco. Peace and love. Dimenticavo, io non mi darò pace finché non uscirà responsabile, a costo che starò mesi, anni lì dietro, ma non farò in modo che voi archiviate tutto quanto e finisce così la storia. No, non deve finire così. Questa volta vogliamo responsabile. Punto. Peace and love.